straordinaria amministrazione vedere gli avvocati in giacca e cravatta in piazza con le maschere di V per Vendetta, perché? Beh, evidentemente se scendono in piazza gli avvocati significa che la situazione è talmente grave che non c'è altra alternativa. Sentiamo il dovere proprio di difendere la democrazia, la libertà e la tutela dei diritti del cittadino costituzionalmente riconosciuti, cioè quello di avere un processo che oggi viene eliminato con provvedimenti che sono di una gravità unica. Per fare un esempio, la sentenza senza motivazione non è una motivazione al pagamento. Ma io lo passerei dopo questo discorso del pagamento, perché la sentenza sarà senza motivazione. Dai. Dopodiché, se qualcuno vuole sapere perché ha perso una causa, dovrà pagare un'altra volta tutto il costo dell'intera causa. Giustizia di classe, giustizia dei ricchi, elitaria. È stato aumentato il contributo della marca Cancellerie per l'iscrizione al ruolo da 8 a 27 euro. In 10 anni è aumentato il primo grado del 55%, il secondo grado del 119% e il ricorso per Cassazione del 183%. Ho detto tutto. Noi pensiamo all'ufficio, scendiamo in piazza anche per un motivo in più specifico, che è quello del patrocinio gratuito, che viene ridotto ulteriormente del 30%. Tra l'altro ci pagano a Roma e su Roma, ci pagano dopo 2-3 anni dalla fine di un grado di giudizio, è una cosa vergognosa. Molti avvocati non vogliono fare più il patrocinio gratuito, questo che vuol dire? Che meno abbienti saranno senza difesa o avranno difficoltà a trovare un avvocato che si dedichi a lui. Attaccando gli avvocati in questo modo si attaccano anche i diritti dei cittadini, in particolare dei più deboli. Come ve la passate da giovani avvocati? Vabbè, noi ce la passiamo malissimo, ma siamo qui non per noi ma per i cittadini. Ci sono avvocati che guadagnano meno di 10.000 euro l'anno. Sì. Io guadagno meno di 10.000 euro all'anno, lo dico pubblicamente, infatti non sono iscritta alla cassa e non mi iscriverò. Anche se è obbligatorio adesso. Non mi iscrivo perché non è un contributo, è un tributo. Come faccio io a pagare una cassa di previdenza se non guadagno abbastanza? È un carico. E anche se rischi la cancellazione dall'albo? Non ho bisogno di nessuna legittimazione per fare l'avvocato. E non sono vera, ma sono pure laureato e la faccia non è vinta, forse per essere notato. Quindi voi pensate che tutti i provvedimenti, queste riforme fatte negli anni hanno peggiorato la giustizia hanno italiana? Hanno peggiorato la giustizia in italiana e soprattutto hanno creato una confusione enorme. Perché per la mediazione siete contrari? Le agenzie di mediazione sono in mano soprattutto ai grandi poteri forti finanziari, banche, assicurazioni, camere di commercio. Ed ecco perché la maschera V per Vendetta è indossata anche dagli avvocati. Sì, proprio per quella. L'avvocato è il primo presidio di legalità sul territorio. È come il medico, io dico che è come il medico di famiglia, per far capire che questa non è una battaglia solo a difesa degli interessi della corporazione o della categoria, ma è una battaglia a difesa della legalità e del servizio giustizia in Italia. Vi sentite come gli operai oggi che protestano contro Marchionne? Mi sento un avvocato metalmeccanico. Potrei dire anche un avvocato metalmeccanico ferito nell'onore, come siamo tanti, e ricordando anche il titolo di un celebre film.